Quella del tallonare è un'operazione di base nella tornitura del legno e questo video si prefigge di renderla più accessibile ai principianti. Per questo scopo si utilizza una ciotola abbozzata tempo fa e lasciata a stagionare. La si monta adagiandola sul mandrino in modo che stia seduta comoda senza stringere le griffe, utilizzando per l'esatto centraggio il segno lasciato appositamente per la contropunta. Quindi la ciotola è mantenuta in posizione solo dalla pressione esercitata dalla contropunta. Con una sgorbia a profilare si prepara il tenone per la presa a mandrino. Si comincia a sgrossare con una sgorbia da scavo da 10 mm. Notate come il tallone appoggia sulla ciotola. Poi, alzando il manico, si comincia il taglio. Si continua a tallonare. Ogni tanto si ferma il tornio e si procede ad una piccola controllata. Si continua a tallonare. Ecco, Antonio ci fa vedere l'appoggio del tallone con il manico abbassato. Poi, alzando il manico, si continua il taglio mentre il tallone liscia il legno. Si cambia sgorbia e si usa quella a profilare. Ecco, toccando il legno con il tallone, lentamente si gira la sgorbia fino a che comincia ad alzare i trucioli. Si continua ad accarezzare il legno dall'altra parte. Un'ultima passata con la sgorbia. Quindi si fa un'ultima toccata con il raschio. Dopo aver effettuato un'altra controllatina, Antonio leviga l'esterno con carta abrasiva 350 grit. Va tutto bene.
possiamo prepararci a scavare l'interno. Controlliamo bene che il pezzo giri liberamente senza toccare il poggio utensili. Tutto ok. Con la sgobbia a scavare, cominciamo a calibrare il labbro della ciotola. Ora possiamo cominciare a scavare. Però bisogna fare attenzione perché all'inizio è facile che la sgorbia si punti nel legno. Mantenendo la sgorbia orizzontale e con un angolo di 45 gradi verso la ciotola, continuiamo il taglio, fermandoci però a metà strada perché il centro lo finiremo dopo aver finito la parete. Continuiamo con la parete. Ci fermiamo un attimo per controllare e continuiamo. Sistemiamo ora il tool rest per scavare il centro. Antonio usa questa tecnica di scavare il centro in un secondo momento per evitare che il legno, scavandolo insieme, subisca dei movimenti. Ponete attenzione qui, si vede il tallone che tocca il legno prima che cominci il taglio. Si continua controllando ogni tanto dopo aver fermato il tornio. Si controlla con il calibro l'uniformità dello spessore delle pareti. Quindi un'ultima passata con la sgorbia a scavare. Adesso una delicata passata con il raschio e si può dire che siamo alla fine. La stessa operazione che è stata fatta all'esterno si fa anche qui, con carta abrasiva a 350 grit. A
tornio fermo si applica una piccola quantità di Ultrashine e si spalma. Si accende il tornio e con lo stesso straccio si stende l'ultrashine in maniera uniforme. Poi, con la parte pulita dello straccio, si lucida. Una passata con lana d'acciaio 4 zeri quindi si finisce con Shellavax blu. Ora bisogna girare il pezzo per finire il fondo. Si applica al mandrino un platorello in legno rivestito di finta pelle, incollata con colla poliuretanica, ma si potrebbe usare qualsiasi colla. Quel tipo di pelle così grinzoso fa grip e impedisce al pezzo di muoversi. La contropunta tiene bloccata la ciotola. Per finire il fondo, Antonio adopererà una sgorbia a dettaglio da 8 mm. Il rivestimento del platorello in finta pelle ha anche la funzione di non danneggiare la finitura. Troncatore sottile da 1 mm si elimina il legno intorno alla contropunta, lasciando solo un pezzettino di pochissimi millimetri. Ora si può procedere alla finitura anche per l'esterno, col solito ciclo Ultrashine Shellavax Blu. Qualche piccolo dettaglio decorativo si fa con la punta dello scalpello obliquo. Affinché non si danneggi la base, notate che al posto della solita contropunta, ora il pezzo è sorretto da un cilindro appuntito in legno.